Capitano dei Six Brothers al fine primo tempo del match contro la Scudetteria. Un match che vi ha visto subire, non una bellissima partita. Avete subito per gran parte il primo tempo, poi avete trovato il vantaggio con un tuo gol. Ottimo, ottimo oggi la prestazione del numero 5. Taormina, credo. Sì. Taormina, ottimo il suo innesto in difesa. Ottimo, questo ti permette di salire un po' di più e di farti trovare un po' più in zona gol. Questo subito ha fruttato, infatti il gol del vantaggio è stato tuo. Come vedi la prestazione della tua squadra? Credi che riuscirete a resistere tutto il secondo tempo o proverete ad incrementare il vantaggio? No, a resistere sì, forse possiamo evitare qualche errorino, magari pure in difesa, che è un po' stupido. Però possiamo resistere, siamo allo stesso livello con questa squadra. Stiamo giocando bene a mio avviso. Come detto, manca solo qualche rifinitura sotto porta magari e possiamo portare a casa i tre punti. In bocca al lupo per il secondo tempo. Grazie. Siamo qui con Taormina e il capitano Pocock alla fine del match Six Brothers contro Scugnizzeria. Come parlavamo a fine prima tempo col capitano, diciamo che voi eravate stati bravi a capitalizzare l'unica occasione che vi era capitata nel primo tempo con il gol di Pocock. Poi abbiamo chiesto se nel secondo tempo pensava di mantenere il risultato e così ha deciso. Così è stato. La squadra non ha cercato di raddoppiare o di aumentare il vantaggio, ma piuttosto ha pensato a contenere, diciamo anche un po' di fortuna perché la Scugnizzeria si è presentata in zona gol varie volte. Hanno trovato il pareggio, però siete stati bravi e fortunati voi a trovare all'ultimo un gran gol di Taormina di tacco su un rilancio. Per questo è il migliore in campo, perché diciamo che anche poco come meritava la medaglia, perché comunque in difesa c'è stato lui. Però grandissimo, grandissimo il tuo gol. Tu sei uno dei nuovi innesti, diciamo le persone in lista che avevano giocato di meno della loro squadra, però sei un bravissimo giocatore. Cosa pensi della tua squadra? Tutti forti, fortunato al primo secondo. Credo che possiamo vincere le prossime. Siamo andati contro tutte le squadre più forti. Diciamo una squadra che è stata sfortunata perché ha incontrato le squadre più forti del torneo, però diciamo che non ha accumulato molti punti nelle prime giornate. Questi tre punti molto importanti.
pensi, di, pensi che questa squadra possa arrivare in alto? Sì, sì. Oppure... Sì, posso mai di nuovo. Lo battiamo dopo. Complimenti, complimenti a voi, in bocca al lupo, buon proseguimento.